Nuovamente con noi oggi Beppe Viale, responsabile tecnico dell'Atletica Roata Chiusani. Ben trovato Beppe. Un buongiorno a tutti voi. So che siete stati a Gubbio, grandi risultati, raccontaci un po' com'è andata. Sì, Gubbio si disputavano i campionati italiani individuali di società di corsa campestre. Come Roata Chiusani eravamo presenti solo con la squadra assoluta maschile e ovviamente dichiarato il nostro obiettivo era, come sempre negli ultimi anni, entrare nei primi 20. Cosa vuol dire nei primi 20? Vuol dire di avere già la qualificazione anche per il prossimo anno a questa rassegna molto importante. I ragazzi ce l'hanno fatta, sono arrivati 19esimi, grande il neo presidente Luca Massimino, 33esimo, pensiamo che erano 400 gli iscritti, Massimo Galliano arriva nei 100, anche Danilo Brustolon, che è una grande, diciamo, rimonta perché è stato fermo per vari problemi muscolari e varie, e non fa rimpiangere una giornata no di Davide Martina, che arriva più indietro, bene anche Enrico Aimar. Comunque, bene Roata Chiusani, ma non possiamo non citare in questa rassegna le altre società della Granda, il grandissimo risultato dell'Atletica Saluzzo, del nuovo presidente Gianni Bonardo, che vince il titolo italiano nella combinata. Cosa vuol dire? Che tenevano presenti i risultati di società delle allieve, junior e assoluti, e questa società del grande Gianni Bonardo è arrivata prima in Italia. Per cui un grandissimo risultato e un complimento a questi nostri amici rivali. Bene anche sempre per la Granda, due atleti del Dragonero, Anna Arnaudo è ottava nell'allieve e negli allievi Leonardo Geretto è undicesimo. Invece, sempre domenica si è svolta a Busca la 39esima edizione del Trofeo ANA, questa gara podistica. Una classica su strada, noi avevamo anche un po' di amatori, sia ragazze che ragazzi, ha vinto nei maschi Simone Peirac, capo di Stiro Valvaraita, per le femmine Federica Basso della Podistica Vallegrane, bene i nostri atleti, tutti si può dire a premi, Davide Viale, Ivo Viale secondo e terzo negli assoluti, Paola Regis nei 40, Chiara Sarale nell'assoluto seconda, Elena Baudina anche seconda, bene anche Silvana Peccoldo e Silvia Di Salvo, seconda e terza nei senior master 50, per cui bene anche questa rassegna, diciamo, con nomi più forti perché ovviamente erano impegnati altrove. Bene, grazie Beppe per questi aggiornamenti. Come sempre ci sentiamo la prossima settimana. A presto! Sicuramente, un arrivederci.